punto è fare una serie non finta, raccontare un mondo fatto di persone belle, abili, eterosessuali, cisgender, non è un mondo che esiste. E l'abbiamo continuato a fare per troppo tempo, ma non esiste. Sì, è vero, ma infatti... Quello è il mondo plastico, non il nostro. Come per quanto riguarda l'identità di genere, non sono temi nuovi nel senso che adesso esistono, sono sempre esistiti, ma non sono mai passati, no? al filtro, quindi si tratta semplicemente forse di allargare l'obiettivo, ecco. È stato molto interessante il modo in cui Giovanna Cristina Vivinetto parlava di se stessa e abbiamo imparato tante cose da lei. È una ragazza transgender che io ho conosciuto all'università, quindi era un incontro in realtà già avvenuto diverso tempo prima, però era successo che lei stava per pubblicare il suo primo libro di poesie e in quel libro Giovanna racconta della sua transizione, racconta che cosa vuol dire, insomma, cosa ha significato per lei scoprire e vivere insieme a questa sua parte femminile senza reprimerla. Quello è stato il perno attorno al quale abbiamo costruito il personaggio di Andrea, ma anche il personaggio di Marco. E da lì abbiamo costruito tutti gli altri personaggi che rispecchiano, anche se in maniera diversa, comunque il tema dell'identità, perché tutti quanti in un modo diverso si chiedono chi sono e chi sono sotto tutti gli strati di cose che non sono loro e che la società e la cultura in cui vivono hanno condizionato. Ormai l'antagonista nella narrativa è sempre interiore. E nelle serie è più difficile, è vero, proprio perché è molto difficile raccontare l'interiorità dei personaggi, che infatti è stato uno dei problemi che abbiamo avuto. Tutti i personaggi hanno un loro lato antagonistico che prima di tutto fa male a loro stessi e crea problemi a loro stessi. Poi in alternativa, accanto a questo, i problemi si generano anche nelle relazioni con gli altri. La cosa bella è che non tutti sono antagonisti. Andrea, allo stesso tempo, che se vogliamo, se dobbiamo scegliere un protagonista, è lui, ha dei tratti antagonistici, cioè è un personaggio negativo che sbaglia e che complica la vita, ad esempio, a suo fratello. E quindi in questo continuo scambiare il ruolo c'è un elemento di modernità e di rischio, non lo so, ma sicuramente di sperimentazione. Poi per me, Ludovico, è molto importante fare ricerca sul campo. Abbiamo fatto tantissime interviste per raccontare i nostri personaggi, in particolar modo quando si tratta di tematiche che non conosciamo o che non potremmo raccontare noi direttamente. Quindi Andrea, però anche Carola, ad esempio, per la sua disabilità. Non abbiamo in realtà mai deciso di fare una serie sulla diversità o decidendo da tavolino quali diversità mettere in scena. Abbiamo in questi anni incontrato persone, ci siamo guardati intorno e li abbiamo visti nella realtà, i personaggi che abbiamo messo in scena. I protagonisti sono nati dallo sguardo di Alice su una sua compagna di università, altre dinamiche messe in atto nel rapporto tra i gemelli e la famiglia ci sono stati raccontati da Jessica Senesi, che è una ragazza trans che abbiamo incontrato e che ci ha fatto da consulente. Il personaggio di Carola inizialmente era diverso, poi abbiamo incontrato Chiara e abbiamo lasciato che la sua esperienza e le cose che lei ci ha raccontato permeassero il personaggio. La diversità che abbiamo messo in prisma non è artificiale, è quello che succede se si entra oggi in una classe di un liceo. Si scamera molto macchina a mano, molto, diciamo, neorealismo, con vergogna di questa parola, nel senso non che sia un problema dirla, ma associarla a noi. Però insomma aveva un approccio molto real time, molto sporco, molto, molto poco costruito. Dall'altra parte, anche perché avevamo un budget diverso e un sostegno diverso, abbiamo provato a dire cerchiamo un'identità visiva differente che si sposi anche con dei luoghi che hanno una forza visiva magnifica, perché Latina ha veramente, Latina e dintorni avevano degli spazi che io non avevo mai visto in Italia e avevamo bisogno quindi di campi diversi, di una regia diversa, di uno sguardo diverso. Quindi il desiderio è stato proprio quello di fare una cosa che avesse, rispetto a Scam, mantenesse lo stesso tentativo di restituire una verità e un'autenticità
nei personaggi che raccontavamo, ma con uno stile, un approccio completamente diverso. L'aspetto visivo da una parte, l'aspetto di scrittura dall'altra. Scamera monopersonaggio è molto semplice nello suo sviluppo, erano 5 scene a puntata, cascasse il mondo. Qui invece parliamo di puntate da 30, 40, 50 scene a volte, che per una serie italiana è una buona media. E non solo, insomma, con un'ambizione anche letteraria in qualche modo, che non deve spaventare, perché non abbiamo perso, spero e credo, un'anima profondamente pop, anzi c'è tantissimo uso delle musiche con cui continuiamo a divertirci molto, però ecco, appunto, noi non vorremmo non parlare di teen drama, di coming of age, ma di serie di formazione, addirittura romanzo di formazione. Ce l'avremmo fatta? Non so, però ci abbiamo provato.